Salve, buonasera. Vedo che c'è qualcuno. Come state? Tutto bene? Stasera parleremo della luna. Ciao Maria Teresa. Salve Katia. Ciao. Tutto bene Maria Teresa? Tutto a posto? Allora, aspettiamo un attimino che ci sia qualcuno in più. Arrivano le notifiche. Ciao Loredana. Aspettiamo di essere un po' più numerose. Stasera parleremo della luna, che secondo me è uno. Ah, meno male, ok, mi fa piacere. Che è uno dei pianeti, secondo me, più belli, su cui ci sarebbero una marea di cose da dire, perché riguarda personalmente proprio noi donne. Perché la luna è importantissima per quanto riguarda la figura femminile. Addirittura insomma, ci sono degli astrologi che sostengono che in una donna è quasi più importante la posizione della luna che quella del sole, proprio perché ci rappresenta. Ciao Sabrina, salve Giusy, vi do. Se volete, potete andare a vedere su qualche sito se trovate dove avete la luna. Ah, tu lo sai, perfetto. Perché così magari quando vi parlerò della luna nei segni potrete capire meglio quello che io vi voglio dire. È molto semplice, si può andare su Astrocom, su Astroseek, è un altro bel sito in cui si inseriscono semplicemente i dati. E salve Mirella! E praticamente dove avete la luna, quindi se volete saperlo, guardare nel frattempo. Potrebbe essere una cosa più interessante. Ah, vedo che voi siete preparate. Allora, Giusy luna in gemelli, Sabrina luna in vergine. Quindi abbiamo due lune già molto diverse, una nel segno di terra, una nel segno d'aria. Salve Patrizia! Per chi non lo sa, appunto consiglio di andare a vedere, tanto su qualsiasi, ripeto, su qualsiasi sito è la cosa più semplice perché. Ciao Rita! Perché è uno dei pianeti, diciamo, anche più. Come dire, più facile da trovare, ci sono anche a volte ci sono dei calcoli per capire dove è la Luna, però insomma oggigiorno ci sono dei siti talmente veloci che lo fanno. Comunque, allora iniziamo a spiegare intanto cosa rappresenta la Luna. La Luna praticamente rappresenta la nostra parte emotiva, il nostro intuito, è sia l'emotività che l'intuizione. Quindi, da questo punto di vista, salve Simona. È la nostra parte irrazionale. E come dicevo, ce ne sarebbe da parlare per puntate e puntate, perché veramente soltanto partendo dalla mitologia e salve Susi, partendo dalla mitologia, partendo da tutte quelle raffigurazioni che sono state fatte della Luna, anche a livello proprio di religioni, no? Quindi pensiamo alla Mesopotamia, Luna e Scorpione. Bene, Alba, una Luna particolare, Luna e Scorpione. Caspita, non è neanche una Luna tanto facile da gestire, Perché comunque dà tanta emotività, tanta intuitività, ma insomma molto forte, no? Quindi c'è questa capacità di percepire in maniera impercettibile, insomma, gioco di parole, ma è così. E quindi diciamo che gli altri non ti possono mentire. Salve Angela, salve Lella. E quindi partiamo, diciamo, le cose più essenziali. Quindi, Mariangela sa anche lei dove ha la luna, luna in cancro, sole in gemelli. Beh, così hai un po' sia l'intuizione che, diciamo, anche la capacità di percepire a livello d'aria. Quindi se dovessi essere una persona molto percettiva. Salve Susi, luna in leone. Benissimo, tanto ora poi le tratteremo, insomma, cerchiamo di stringere, di vedere un po'. Le dividerò ovviamente in elementi, quindi mano a mano iniziamo un po' a vedere le caratteristiche. Allora, intanto abbiamo detto che la luna è la nostra parte femminile.
La nostra parte intuitiva, inconscia. Salve Elisabetta. Eh sì, Alba, è un'arma in più, ricordatelo, come uno scorpione hai un'arma in più. E quindi è questa parte di noi, luna in Capricorno. Ciao Matilde, leggo spesso le tue cose, sono bellissime, anche le immagini che metti della montagna. Vedi, forse è per quello che ami così tanto la montagna, sarà la luna in Capricorno. La luna in Capricorno è una luna tosta, una luna molto particolare che molto spesso nasconde i propri sentimenti, la propria emotività, sotto delle forme, diciamo, più pratiche, no? E è una luna, insomma, che va anche quella, ma tutte le lune vanno gestite. Sagittario ascendente Vergine, ah, quindi segno di fuoco, ascendente di terra, luna in segno di terra, quindi è anche abbastanza concreta di lei. Salve Sabina! Allora, iniziamo un po' a spiegare. Allora, dicevo, è la nostra parte intuitiva, il nostro inconscio e rappresenta però soprattutto molto importante il legame che noi abbiamo con le donne, in particolare con le figure più importanti della nostra vita, che possono essere la madre e le eventuali figlie. Io parlo di legami così stretti di sangue, ovviamente, quindi è logico che siano le madri e le figlie. Ciò non toglie che sono anche, prego Matilde, figurati. Che sono anche le figure femminili che in generale ci circondano, però diciamo che sono più le figure femminili a noi vicine in qualche modo, no? Quindi attraverso dei legami. Però potrebbe essere anche una nipote a cui siamo molto affezionati, cioè può rappresentare comunque tutto quel parterre femminile che ci circonda. Questo per quanto riguarda la donna e naturalmente è legata. Ciao Katia, luna in acquario. Quindi una vergine con una luna in acquario, quindi hai le caratteristiche sia della razionalità che un po' dell'irrazionalità. Dal punto di vista quindi emotivo, tu sei abbastanza, diciamo, una luna d'aria, una luna curiosa, è una luna che vuole capire, vuole sentire, però a livello cerebrale, non a livello di pancia, come invece è la luna in scorpione, per esempio. Ora poi spiegheremo queste differenze. Quindi dicevo, per la donna è molto importante perché rappresenta anche il liquido amniotico, rappresenta il parto, rappresenta l'allattamento, quindi tutte quelle fasi. Ok, Loredana, luna in Capricorno, sole in Gemelli, ok, ascendente Vergine anche tu. Va bene, andiamo avanti, se no non ce la facciamo neanche a spiegarle. Allora, dicevo, rappresenta tutte quelle fasi. Salve Elga, ok. Tutte quelle fasi diciamo, della vita della donna, no? Che sono legate alla pubertà, sono legate al rapporto, prima di tutto al rapporto della madre, prima di tutto la nascita, ovviamente, no? Quando veniamo al mondo, quindi questo liquido amniotico che ci ha avvolto per 9 mesi, è rappresentato appunto dalla luna. Quindi anche vedendo com'è la posizione della luna, noi possiamo anche capire come è stata vissuta la gravidanza della madre, per esempio, perché è come se la nostra luna rispecchiasse un po' il nostro vissuto prenatale. Salve Beatrice, salve Carolina. Ah sì, va bene. Marghe, salve. Ciao Beatrice, ciao Bea. Quindi rappresenta tutte quelle tappe che fanno parte della nostra vita di donna, a cominciare appunto dalla nascita, quindi il modo in cui noi siamo nati, come siamo venuti al mondo. Quindi la posizione della nostra luna ci fa capire anche in che modo nostra madre ha vissuto questa gravidanza, come l'ha percepita, quindi come ha portato avanti questa gravidanza. Quando normalmente la Luna, si dice, è in aspetto di tensione con altri pianeti, in particolare per esempio con Plutone, no? Indica che ci sono state delle difficoltà da parte della madre nel portare a termine la gravidanza, che possono essere state delle difficoltà fisiche o delle difficoltà, diciamo, emotive, difficoltà legate a preoccupazioni, eccetera. Salve Marianna. Quindi è molto importante anche vedere questo aspetto, è molto interessante questo discorso della luna. Salve Giuliana, perché vedendo anche come la nostra madre ha portato avanti la gravidanza, noi possiamo anche capire certe cose che poi rimangono dentro di noi, perché chiaramente il feto risente di tutte queste sensazioni e a livello emotivo, profondo, di luna, perché chiaro non possiamo parlare di ragionamento quando un bambino, un feto è nella pancia, è ovvio, quindi sono soltanto delle sensazioni e quindi queste sensazioni probabilmente poi possono rimanere anche nell'ambito della nostra vita.
E questo può farci anche capire certe nostre reazioni che possiamo avere di fronte, per esempio, a un rapporto poi futuro con eventuali figli, ok? Figlio o figlia, indifferente. Ora è più legato al discorso del rapporto con la figlia femmina, però, cioè, chiaramente con i figli, questo indubbiamente. Lella, luna in toro, sole in Vergine, ascendente pesci. Quindi è una bella combinazione di concretezza e di intuitività. Salve Antonella! Sono in Vergine, anche se l'ascendente pesce è quadrato alla Vergine, quindi diciamo che sei un po' una persona che ha, come dire, due personalità quasi, no? Cioè due modi di reagire in maniera molto differente. Quindi dicevo, tornando alla Luna, questo è quello che rappresenta, ma proprio a grandi linee, perché poi naturalmente, come ripeto, ha un sacco di significati, e è legata al segno del cancro e quindi alla quarta casa, che è la casa della famiglia, delle radici, ovviamente, di tutto ciò che ci appartiene. Salve Antonella, Rita, luna in cancro, segno pesce, ascendente gemelli. Anche tu parecchio intuitiva, direi. Ascendente gemelli con segno pesci. Sì, sei sia razionale che intuitiva, non è male. Anche tu però senti molto, sicuramente. Allora, dicevo, la Luna, come d'altra parte abbiamo detto anche il Sole, si esprime attraverso gli elementi, quindi a seconda del segno in cui si trova avrà delle caratteristiche, ok? Volevo dire prima qualcosa di introduttivo riguardo la Luna, quindi abbiamo detto che l'inconscio e l'emotività è legata alla quarta casa, in teoria è legata al segno del cancro, cioè non in teoria, appartiene al segno del cancro, è il secondo luminare che si trova nello zodiaco. Ah, perfetto, Katia, sei un'assistente meravigliosa. Cioè, assistente riduttivo, però dico, sei stata bravissima, così le persone possono poi ascoltare quello che dico. Sei rapidissima, Katia. Ok, Giusy, Leone ascendente Capricorno, però dovresti sapere anche dov'è la Luna. Se vuoi, calcola sul sito che ha indicato Katia, che è AstroSeek, Luna segno lunare, che è, quindi lei è rapidissima, ha già trovato, vedi, la Luna in acquario, zah, velocissima, quindi. Salve Lulu, Leone ascendente pesci, non so di più, anche tu vai sul sito AstroSeek e vedi dov'è la Luna. Quindi dicevo, è secondo luminare, è una cosa molto importante perché nel nostro tema natale praticamente noi abbiamo come pianeti personali più importanti sono il Sole e la Luna, che riguardano, come ho detto anche l'altra volta, la parte maschile e la parte femminile, la parte profonda di noi. No, però non posso fare previsioni, Antonella, anche perché ho detto che io proprio non le posso fare a livello di trasmissione perché ci vuole il tema Natale, è impossibile farle così. Ora cerchiamo di andare avanti con la Luna e poi magari mi puoi contattare in privato, però adesso dobbiamo parlare genericamente. Allora, salve Giovanna e ciao Lorella. Quindi dicevo, la Luna ha sempre affascinato, diciamo, gli uomini. Perché gli uomini nel senso genere umano, perché è anche estremamente visibile, no? Quindi noi la vediamo tutte le sere e soprattutto questi suoi mutamenti di fasi, che sono anche delle fasi molto importanti, a cui noi non diamo più importanza, ma che invece, diciamo, gli agricoltori, gli antichi, utilizzavano molto, perché ogni fase di luna ha dei significati ben precisi. Adesso diciamo che si stanno un po' riscoprendo, no? Certe cose, perché comunque a seconda della fase di luna in cui noi decidiamo di fare qualcosa, questa cosa può avvenire meglio o peggio, oppure può non avvenire o bisogna magari riflettere prima di farla. Salve Malù, salve Marianna, ok. Ok, da Lima. Lima ti saluta? Non ho capito. Poi magari mi spieghi, Malu. Quindi dicevo, le fasi della Luna sono importantissime. Partiamo dalla Luna nuova, di cui sentite molto spesso parlare anche quando si fanno previsioni in generale. La Luna nuova è la fase praticamente in cui la Luna, o Luna nuova o Luna nera, che sembrano due cose molto contraddittorie fra di loro. Esatto, la Luna è molto mutevole. Salve Elisa. Luna in Vergine. Ah, la Luna in Vergine, abbiamo avuto la Luna in Vergine proprio Luna nuova 2 giorni fa, quindi per te dovrebbe essere molto importante. Se hai iniziato a fare qualcosa potrebbe essere un buonissimo auspicio, perché con la Luna nuova di solito si tende ad iniziare un qualcosa, un progetto, un'idea.
E la luna nuova in Vergine c'era proprio fino a 2 giorni fa, perché oggi siamo già con luna in Scorpione, 2 giorni fa eravamo ancora luna in Bilancia e c'è stata quindi 3 giorni fa la luna in Vergine, di cui si è parlato molto, luna nuova, perché poi tra poco ci avviciniamo al equinozio d'autunno e quindi porterà, diciamo, una logica conseguenza. Una luna in Vergine è una luna molto fattiva, una luna concreta, una persona che ha bisogno di fare, di mettere le cose, diciamo, portarle a termine, ma soprattutto è anche una luna molto portata verso gli altri, nel senso che è una luna servizievole, è una luna che si pone al servizio, proprio perché la Vergine è il segno del servizio. Quindi dicevamo, le fasi della luna, la luna nuova o luna nera, anche definita, è quando noi non vediamo la luna nel cielo, lì inizia già la luna nuova. E la luna nuova, come dicevo, a Elisa, che ha la luna in Vergine, perché l'ho collegata al fatto che abbiamo avuto da poco la luna nuova in Vergine, è una luna che prelude a delle possibilità di mettere in campo qualcosa, di mettere in cantiere qualcosa. Quindi la luna nuova è sempre un bellissimo inizio. Ok, va bene, Malu, capito. Grazie. Salve Patrizia, cancro con luna in leone. Allora sei un mix di dolcezza e aggressività, direi. Allora, dicevamo luna nuova, prima fase di luna, che è quella falcetta che adesso vediamo nel cielo, perché stasera si vede benissimo, almeno qui da me si vede benissimo, meravigliosa, secondo me è una delle fasi più belle della luna, è la prima fase di luna crescente, ed è quella, secondo me la falce è meravigliosa, ed è proprio appunto coincide poi, è quella che subito viene dopo la luna nuova, ok? Quindi abbiamo l'inizio, poi abbiamo la luna che inizia a crescere. Ok, la luna gibbosa. Magari sei nata in una fase di luna gibbosa, perché si può calcolare anche la fase della luna in cui si è nati, eh? Quindi luna gibbosa, ci sono i tanti tipi. Allora, luna in cancro, quindi cancro, ascendente scorpione più Elga, anche luna in cancro. Caspita, stasera viaggiamo con persone che hanno veramente un livello di sia emotività che intuitività molto, molto alto, direi, molto grandi capacità, perché chi ha queste caratteristiche di solito ha delle capacità veramente notevoli, quindi a livello di percezione. Ti fa ridere, Patrizia, il mix. Quindi dicevamo dalla luna crescente, che è quella che si utilizza quando appunto si vuole intraprendere qualcosa di nuovo, ma quando vogliamo anche che le cose aumentino, non decrescano. Quindi, per esempio, se noi vogliamo formulare un pensiero, per esempio, si dice che con la luna nuova sarebbe bene aprire, sarebbe bene, diciamo, accendere una candela bianca, no? Con un desiderio, con un fogliettino con sotto un desiderio in cui si chiede una determinata cosa. Per cui questo già è un momento molto buono, quindi di chiedere qualcosa che però deve andare in crescendo. Esempio, troverò un lavoro migliore, cioè lo troverò, oppure invece quando non voglio una cosa, quindi riuscirò a togliermi dai pasticci per dire, oppure riuscirò a vendere una casa, quello bisogna farlo con la luna decrescente, cioè quando la luna sta cominciando a decrescere. Invece la luna nuova è la domanda giusta per chiedere qualcosa che deve iniziare di positivo e che vogliamo che cresca, che si ingrandisca, quindi riuscirò a guadagnare più soldi, per esempio, eccetera. Dalla luna nuova, cioè scusate, dalla luna crescente passiamo alla mezza luna, ok? Che è la fase proprio intermedia, quindi in cui la luna inizia appunto a crescere e non è una luna particolarmente adatta a, non so, esprimere desiderio o cose del genere. Dopo la luna mezzaluna andiamo di nuovo verso la luna crescente e quindi avremo varie fasi e poi arriviamo alla luna piena. Ok, Anna, cancro ascendente leone. E beh, anche tu sei un po' un mix di dolcezza, appunto aggressività, perché alla fine abbiamo un pianeta d'acqua, un pianeta di fuoco, quindi. Ma periodi negativi secondo me sono un po' in generale in questo momento, cioè anche perché che prospettive abbiamo? Cioè purtroppo è un periodo molto tosto per tutti. Auguriamoci di avere la salute, poi il resto in qualche modo si fa. E in questo momento diciamo, penso che questa sia la priorità, no? Mantenerla, cercare di adottare appunto delle precauzioni e poi diciamo che speriamo che le cose prima o poi si. Ciao Cecilia, carissima anche tu. Salve Antonella, cioè, sono d'accordo, bene, sono contenta.
Allora, dicevo, arriviamo poi alla luna crescente e dalla luna crescente arriviamo finalmente alla luna piena. Dalla luna crescente alla luna piena avremo quel momento in cui, se noi vogliamo appunto chiedere un desiderio, esprimere un desiderio, diciamo quando comincia a, scusate, è sempre la luna crescente, quindi la luna crescente arriva poi alla fase di tre quarti abbiamo la luna piena. La luna piena è la luna più potente che c'è, perché è proprio, diciamo, come posso dire, questo pianeta che attira, che calamita, no? Quindi è proprio il momento di massima espansione. In quel momento si dice che con la luna piena è meglio non fare nulla, perché è veramente molto forte diciamo, questa forza di attrazione che esercita la luna. Quindi la possiamo contemplare e non fare altro, ok? Poi da lì inizia la fase decrescente. Allora, nella fase decrescente, dopo la luna piena, se noi vogliamo invece esprimere un desiderio che sia un qualcosa che vogliamo che inizi a calare, possiamo farlo, ok? La luna crescente ovviamente viene utilizzata per le colture, lo sappiamo, no? Quando si vuole mettere a dimora una piantina, si cerca la fase di luna crescente, perché è più facile che la pianta attecchisca. E così anche per tante altre cose, si dice anche per tagliarsi i capelli, no? Di aspettare la luna crescente perché cresceranno più folti, cresceranno più belli. E quindi ci sono tutte delle simbologie che conosciamo, almeno conoscevamo molto meglio prima, le conoscevano magari le nostre nonne, e ci consigliavano di fare determinate cose in determinati periodi. Quindi la luna, diciamo che ha sempre affascinato l'essere umano, proprio perché è visibile e proprio perché noi ci rendiamo conto che muta, non per niente si dice sei lunatico, come ho detto già altre volte. Quindi lunatico perché? Perché la luna cambia, cambia sempre, quindi una persona lunatica è una persona che chiaramente cambia idea e spesso e volentieri. Da lì il termine lunatico, le fasi della luna che vengono appunto a modificarsi. Salve Clelia! Adesso passiamo a vedere in concreto quelle che sono le lune nei vari elementi. Iniziamo con la luna nei segni di fuoco. Quindi, segni di fuoco, lo sappiamo, Ariete, Leone, Sagittario. Quindi, tutte quelle persone che mi hanno già anche scritto, di cui alcuni mi sembra anche di ricordare che avevano la luna in Ariete, stiano a luna e Leone anche, no? Ascoltino a quello che magari ora vado a spiegare. Allora, intanto in generale una luna nei segni di fuoco significa che la persona che ce l'ha è una persona impulsiva, è una persona che si butta nelle situazioni emotivamente parlando e che molto spesso non ha filtri dal punto di vista emotivo, cioè quello che ha nella testa ce l'ha nella lingua, come dire, no? Quindi c'è una certa difficoltà a mediare l'intuitività, i sentimenti, le emozioni in particolare. Quindi questa difficoltà che deve essere anche un po' a volte frenata, no? Perché tipico di una luna in Ariete è una persona, per esempio, soggetta a colpi di fulmine. Ciao! E quindi chiaramente in tutta la vita non è che uno potrà sempre avere dei colpi di fulmine, dovrà poi cercare di capire che cosa vuol fare. Poi naturalmente questo dipende anche dal segno solare e dall'ascendente, indubbiamente. Però chi ha una luna nei segni di fuoco sono persone impulsive, che tendono proprio a fare le cose di getto, di pancia. Quindi, cioè di pancia no, sono più segni d'acqua, di getto proprio, mi viene in mente una cosa, boom, la faccio. Ok, sono delle lune di solito abbastanza ambiziose, quindi chi ha una luna nei segni di fuoco ha degli ideali, degli obiettivi, dei sogni che vengono stimolati moltissimo. L'emotività, istinto, passione, è buttarsi con slancio, con forza in ogni impresa, ancora prima di sapere come andrà a finire, perché l'importante è l'azione, il fare, l'entusiasmo. E allora io andrei direttamente a spiegare nei segni, così magari chi ascolta e lo sa dove è la luna già qualcosa capisce. Allora, luna in Ariete è una luna un po' mascolina, nel senso che è dominata da Marte, perché la luna in questo caso nel segno dell'Ariete, il segno dell'Ariete ha come pianeta dominante Marte, che è un elemento maschile. Quindi diciamo che chi ha una luna in Ariete, soprattutto parliamo ora di donne, sono persone che tendono a prendere molto l'iniziativa, quindi diciamo che l'uomo si deve un attimino adeguare in qualche modo perché ha la capacità di mettersi un po' a capo della situazione. Un comportamento magari anche un po' rude a volte, non proprio così femminile, poco romantico, tendenza perché è una persona che tende al concreto, è indipendente, coraggiosa, quindi è una luna coraggiosa, per cui ha anche la capacità di,
come dire, di dire anche delle cose abbastanza esplicitamente, no? Quindi sarà chi ha una luna in Ariete è capace di andare dal ragazzo che le piace, dalla persona che le piace, andare a dirgli proprio guarda, tu mi piaci, non so, ecco, sono persone così, molto spontanee, quindi quello che devono dire te lo dicono. Salve Daniela, Cancro ascendente Cancro, ok, ma ora stiamo parlando però della luna. Allora, molto semplice emotivamente, questo è un discorso, cioè l'emotività non è elaborata, viene fuori di colpo, viene fuori di getto, quindi è un'emotività piuttosto diretta, ingenua, semplice, spontanea, ok? Che va capita però, perché magari una persona che non sa che qualcuno ha una Ariete, magari può essere anche un po' colpito, no? Da questa, come dire, da questa impulsività, da questo modo di fare molto schietto, molto rude, molto così molto sincero, anche molto diretto, quindi però anche qui bisogna anche imparare un po' a mediare a volte determinate caratteristiche. Salve Graziella, Ariete ascendente Capricorno, un periodo un po' così, Allora, è molto diretta e fa suo il detto, io ho scritto mi spezzo ma non mi piego, quindi molto orgoglio, molta come dire, piuttosto che dire un qualcosa che non vuole dire rinuncia, quindi andiamo alla rinuncia, per cui soprattutto io parlo dal punto di vista emotivo e quindi tra virgolette dell'amore, anche se l'emotività non bisogna confonderlo con l'amore, però l'emotività di una persona con una luna in Ariete è della serie, io ti dico quello che penso, ti dico quello che provo, se tu mi respingi oppure non so, non mi dai un incoraggiamento, io chiudo, cioè non ti voglio neanche più vedere. Quindi è un po' questa cosa di non cercare di capire molto dall'altra parte, è più una luna che pensa a sé, come posso dire, pensa ai propri sentimenti, pensa alle proprie di sensazioni. Invece magari bisogna imparare, chi ha una luna in Ariete, deve anche imparare ad ascoltare molto quello che hanno gli altri da dirci. Salve Sveva. Non so se riesco a salutare tutte, ma salve Graziella, salve Beatrice, benissimo. Ma sai dov'è la luna, Beatrice? Vai sul sito che ha indicato Katia. Lulu, Leone, ascendente Pesci, Luna e Sagittario. Ah, bello, Leone, Luna, ascendente Sagittario, quindi tanto fuoco, eh? Salve Mia, Ariete non conosce l'ascendente. Eh beh, dato se vai a vedere però su AstroSeek, magari anche in generale la Luna la puoi scoprire lo stesso. Allora, andiamo avanti. Quindi dicevo, è impulsiva, una Luna appunto abbiamo detto già impulsiva, una Luna che non ha sovrastrutture, come dicevo, semplice, ingenua. L'Ariete appunto è collegata al bambino, quindi ha un'ingenuità molto, molto spontanea, un'emotività molto proprio di getto, no? E piuttosto destata e determinata, poco paziente e molto indipendente, ok? Come figura materna è molto indipendente, che i figli se la cavino da soli per il loro bene, ok? Quindi un domani una mamma con una luna in Ariete sarà una mamma che sbolognerà molto presto i suoi figli, ok? Perché gli vuole dare quel senso di indipendenza che lei ha. E quindi non sopporta magari non so, le persone troppo piagnucolose, quelle che si attaccano troppo, come dire, alla sottana, ma vuole che i figli siano indipendenti. Un po' autoritaria, poco incline all'affettuosità, più portata per la disciplina, perché non dimentichiamoci che Marte è collegato anche ai militari, quindi. E infatti viene raffigurata, ho trovato un sito molto carino che fa dei prototipi femminili, la Luna in Ariete fa corrispondere all'Amazzone, quindi il suo mantra, quindi parliamo sempre della Luna in Ariete, salve Betty. Allora, il mantra che recita che la Luna in Ariete ogni giorno prima di buttarsi in nuove sfide è sii forte, indipendente, coraggiosa ed energica. Non si prega, non si piega perché non accetta di essere sottomessa da nessuno. Salve Oriana, di fronte a un compagno poco rispettoso della sua indipendenza, dunque dissente, si infiamma e reagisce, ma è capace di lottare e di sacrificarsi con slancio e lealtà per chi si ama. Ecco, questa è una delle caratteristiche molto belle. Ciao Oriana,
molto belle della Luna in Ariete, perché è quando ha un ideale, quando lei crede in qualcosa, cioè si butta e comunque è capace anche appunto di sacrificarsi con slancio e lealtà verso chi sente che ama. Se si lascia distogliere dai suoi propositi, reagisce con impazienza e insofferenza. Molto spesso si fa travolgere dalla passione e una volta innamorata tende a instaurare un rapporto molto intenso, appassionato, almeno finché dura, fino a che non subentri appunto il successivo, perché come dicevo, chi ha una luna in ariete è anche molto portato ai flirt, eh? Quindi a questi più che flirt, ha proprio i colpi di fulmine, perché è talmente istintivo che quindi questo può succedere. Sono più amiche degli uomini, questa è una caratteristica, ma è vera, degli uomini che delle donne, ma se instaurano un rapporto con le donne, tendono a fare da capo, ma avere anche un rapporto di, come dire, di proteggere, no? Cioè hanno questo istinto di proteggere le loro amiche. Quindi comunque è un'amica leale che ha una luna in ariete. Ora passiamo a una luna in leone. La luna in leone, allora, in questo sito che ho trovato, carinissimo, appunto, che dà delle caratteristiche a chi ha la luna. Salve Beatrice, guarda, devo ancora parlare della luna in toro. Ora sto parlando della luna nei segni di fuoco, poi parlerò della luna nei segni di terra, quindi tra poco arriverà il tuo. Allora, dicevo, la luna in leone viene chiamata, chi ha la luna in leone? Salve Graziella, luna in gemelli, ok. Allora, la regina del dramma, e questa mi piace tantissimo, perché chi ha una luna in leone in effetti è molto portato ad amplificare, no? Leone, lo sappiamo, è un segno che ha bisogno di essere riconosciuto, che ha bisogno di farsi vedere, no? Quindi comunque è anche un po' il signore del dramma. E consideriamo che è legato al sole, quindi il sole, cosa c'è di più eclatante del sole, di più luminoso, no? Ci sono qua, caspita, mi si vede, no? Quindi chi ha una luna leone viene chiamata la regina del dramma. Allora, reagisce con calore, generosità e con entusiasmo, ha un orgoglio molto forte e ha bisogno di dimostrazioni di affetto e di riconoscimento. Quindi chi ha una luna in leone dà molto, perché è una persona che è molto generosa e dà, però ha anche bisogno di ricevere, perché ha bisogno proprio di che questo amore che lei sente deve essere manifestato. Quindi il suo è un amore proprio molto forte che se viene ferito praticamente è finita. Quindi se una persona che ha una donna in particolare che ha una luna in leone ha bisogno di essere vista, ha bisogno di essere notata, ha bisogno anche che le persone in qualche modo le diano attenzione. Se non le danno attenzione, queste persone spariscono praticamente. Ah, ok, allora ascolta, Oriana. Sì, luna in leone, stiamo facendo la luna in leone. Cristina, vai sul sito AstroSic. Salvenza. Allora, come tutti i segni fissi, no? Perché non so se vi ricordate, il leone è un segno fisso come il toro, lo scorpione e l'acquario, eh? È un segno di estremi, quindi il segno fisso è un segno molto categorico, no? O sì o no, non ha tante mezze misure. Quindi con questa luna si può essere a volte, non dico superficiali, ma come dire, superficialità nel senso perché si è inclini alle lusinghe, quindi se una persona viene lì a chi ha una luna leone, inizia a fare dei complimenti, chi ha la luna leone si lascia molto intortare da tutto questo, quindi magari poi non guarda se questa persona effettivamente è sincera, non lo è, perché è molto presa da questa manifestazione di regalità, no? Perché leone ha bisogno di sentirsi gratificato, si sente un po' regale, quindi ha un certo dominio, un certo potere, no? Però ha una grande integrità personale che non vuole, e non vuole essere compromessa. Quindi chi ama un leone non cederà ai compromessi, perché è un segno molto diretto il leone, no? Quindi vuole arrivare con le sue capacità. Avendo bisogno di essere all'altezza dell'immagine che vuole dare, spesso teatrale, che ha di se stessa, può essere esibizionista, in maniera a volte anche un pochino fanciullesca, no? Perché a volte chi ha una luna in leone o è un leone, a volte tende proprio a mettersi in evidenza. E a volte anche proprio un po' come bimbi, no? Quando i bambini vogliono che qualcuno li guardi e quindi magari gli tirano la giacca per dire alle persone, faccio degli esempi così molto banali. Quindi chi ha una luna in leone ha bisogno di farsi vedere. Di solito chi ha una luna in leone tende anche a essere un po' eccentrica, diciamo, dal punto di vista magari del vestito, della pettinatura in particolare, perché chi ha una luna in leone di solito ha anche una bella capigliatura, ha dei bei capelli o dei capelli particolari o tagli particolari o colori particolari. Le donne che hanno una luna in leone tendono anche, per esempio, a cambiare molto spesso il colore dei capelli, perché
tendono, diciamo, a incentrare tanto del proprio fascino sulla capigliatura, perché non dimentichiamoci che il leone ha la criniera, quindi insomma sono dei particolari molto carini, tra l'altro, mentre per esempio chi ha una luna in ariete tenderà per esempio a vestirsi un pochettino più maschile, perché è un atteggiamento un po' più maschilotto. Chi ha una luna in leone, grazie Lulu, chi ha una luna in leone no, chi ha una luna in leone è molto femminile, tende anche a vestirsi in maniera un pochino appariscente a volte, cioè piace osare, insomma, quindi chi ha una luna in leone osa. Anche perché vuole essere notata. Quindi non ama essere criticata, e anche se a fin di bene. Allo stesso modo è appunto portata alle lusinghe, cioè si lascia un po' abbindolare, diciamo, fra virgolette. Deve imparare quindi a essere un pochettino più matura e consapevole se ci sono delle mancanze. Allora, tutti noi chiaramente abbiamo dei difetti, abbiamo delle mancanze. Chi ha una luna in leone, soprattutto dal punto di vista della figura della donna, non vuole essere tanto né criticata né rendersi conto di avere delle mancanze. Bisogna imparare invece un attimino a calibrare questa cosa, perché se no poi si rischia magari di compiere sempre gli stessi errori, ok? Possiede anche la capacità di incoraggiare gli altri. Quello che non sopporta è di non essere apprezzata, ma non solo, di non essere vista. Cioè, chi ha una luna in leone deve essere vista, nel bene o nel male. Poi può essere anche criticata, però meglio essere criticata che non essere vista, perché l'indifferenza per il leone è la cosa peggiore, è la cosa più terribile. Perché è molto orgogliosa, quindi il suo orgoglio è un vero maestà, ok? La cosa peggiore è non essere considerata apprezzata. Allora, vediamo la figura di madre di chi ha una luna in leone. Tende a essere possessiva nei confronti dei figli, che ritengono un po' di loro proprietà. Diciamo che pensiamo alla leonessa, no? È lei che va a cacciare, non è il leone, quindi la leonessa è quella che ha il compito del nutrimento per tutto il branco, ok? La stessa cosa si riflette un po' perché è una luna in leone, che si sente proprio investita del ruolo di chi deve fare, di che si deve sacrificare per la famiglia, di chi soprattutto per i figli, no? Quindi assume un po' questo atteggiamento di possessività e di comando in qualche modo, ok? Sono io che governo il branco, però in qualche modo ci sarà anche il leone, ma chi porta da mangiare sono io. Quindi questo chiaramente a livello del leone, però dicevo dal punto di vista salve. Ah, ok, Patrizia, ti ci ritrovi? Però dal punto di vista, diciamo, logicamente umano, però c'è questa diciamo necessità di essere un po' la regina della casa, no? Quindi comunque ci tiene a essere, a fare bene, ci tiene a cucinare bene, ci tiene a stare dietro bene ai figli, eccetera, eccetera. Quindi deve essere un po' messa al primo posto. Quindi questa è un po' la caratteristica di chi ha la luna in leone. Fa ridere Patrizia. Ok, ora passiamo alla luna in Sagittario, che prima ho visto qualcuna che mi ha detto che ha la luna in Sagittario. Allora, scusate, c'è stata una pausa che il cellulare ha fatto da solo, ora riprendiamo. Dunque, la luna in Sagittario viene definita, secondo questo sito appunto così carino, che dà delle caratteristiche particolari, la cosmopolita. Perché? Perché è una donna che vuole girare, che ha sete d'avventura, ha bisogno di muoversi, ha bisogno di conoscere. Quindi, chi ha una luna in Sagittario? Ok, Oriana, vede. Ok, luna in Leone. Bene, alcune cose verissime, va bene. Poi chiaramente anche qua parliamo di situazioni generiche, lo sai, quindi poi dipende anche la luna che aspetti forma, insomma lo sappiamo, è tutto molto complicato, però in generale mi sembra anche una cosa carina da dire. E salve Sabina, luna in Ariete l'ho già fatta, l'ho già fatta. Allora, chi ha la luna in Sagittario è piuttosto fiduciosa, è aperta, è curiosa verso il mondo. Se potesse lo esplorerebbe, se non può viaggiare con il corpo, esplora con la mente, sempre alla ricerca di nuove prospettive e di orizzonti, anche perché è dominata da Giove, no? Perché lo sappiamo che... Salve Marzia. Luna in Toro. Ok, vediamo, speriamo di... Ok, Cecilia, allora ascolta la Luna in Sagittario. Speriamo di riuscire a fare tutte, non so, poi lo facciamo la prossima volta perché ho paura che tutte le... non ce la faremo. Comunque, ora siamo alla Luna in Sagittario, quindi questa Luna che porta appunto a espandersi, che porta... Eh sì, Patrizia, aia. Quindi tanto elemento leone in casa vostra.
Allora, quindi dominata da Giove, abbastanza ottimista e affronta gli ostacoli con energia, convinta di poterli superare. Se non ce la fa, diciamo che a volte, ecco, è vero, chi ha una luna in leone cade in un pessimismo cosmico. Allora, il Sagittario passa molto da stati di elevato ottimismo, in cui va sempre tutto bene, ma andrà tutto bene, eccetera, eccetera, a momenti in cui, mamma mia, come va male, oddio, io sono proprio all'ultimo, non so più che cosa fare, ma le cose non capiteranno mai. Cioè, veramente è buffo il Sagittario, è un po' così. Io l'ascendente Sagittario mi ci ritrovo perché anch'io sono così, sono molto dicotomica. Un momento in cui, mamma mia, farei chissà che cosa, e un momento, magari il giorno dopo, sono l'esatto contrario. Quindi capisco. Il Sagittario è molto volubile anche perché è dominato da Giove e da Nettuno, però anche non dimentichiamocelo. Di conseguenza è un segno un po' volubile. Allora, poi se pensiamo a Giove, Zeus, ne combinava tutti i colori, ogni giorno aveva una nuova, quindi insomma, proprio Sagittario è mutevole, è un segno mutevole e come tale si rispecchia. Allora, comunque è, in generale è una persona, diciamo, come tutte le lune di fuoco, che è una luna in Sagittario, è una persona indipendente, un po' instabile ed irrequieta, ok? Ciao, genio! Un po' instabile ed irrequieta ed è sempre più attratta da ciò che è lontano da raggiungere, quindi c'è alla base una certa insoddisfazione perché c'è la necessità di rincorrere sempre qualcos'altro. Sicura di se stessa, orgogliosa della propria immagine, questo come tutte le altre persone che hanno la luna nei segni di fuoco, non accetta facilmente le critiche, anche chi ha la luna in Sagittario, perché allora, è molto orgogliosa anche chi ha una luna in Sagittario, anche se questo orgoglio non è evidente come quello del leone, ma rimane un pochino più nascosto. Diciamo che più che altro si offende chi ha una luna in Sagittario. Allora, il leone lo fa in maniera eclatante, chi ha una luna in leone, cioè, proprio te lo dice anche che si è offeso. Chi ha una luna in Sagittario non te lo dice, però dentro di sé se lo ricorda. È una memoria veramente storica, perché il Sagittario è una memoria storica. Quindi, se si mette a discussione, poi vabbè, ecco, è una luna che a volte tende ad essere un po' polemica, no? Perché molto spesso mette in discussione le teorie e le convinzioni degli altri, pensando di avere comunque ragione, e tende a dare anche dei consigli. Quindi, però, emotivamente potrebbe essere anche una persona molto carina come amicizia, perché tende molto ad aiutare, tende a dare insomma, delle opinioni, a volte un pochino forse esagera perché forse ne vuole dare un pochino troppe, però insomma, diciamo che la partenza è buona, ok? Come mamma sarà portata a crescere i suoi figli un po' zingari, ok? Portandoli sempre con sé durante i viaggi, insegnando loro la libertà e la larghezza di vedute, ma il rapporto rimane forte anche nel tempo. Ecco, una cosa molto importante che è caratteristica di tutte quelle che hanno le lune nei segni di fuoco è questo bisogno di libertà e di indipendenza, ok? Il Sagittario in particolare ha necessità di essere libero, di poter proprio scappare quando vuole. Adesso passiamo alle lune nei segni di terra e cominciamo con il toro. Quindi c'erano diverse persone che avevano la luna in toro, quindi non so se siete ancora in collegamento. Allora, per esempio, Marzia, luna in toro. Poi chi c'è? Insomma, so che avevo visto due o tre persone che avevano la luna in toro. Ora ovviamente non le trovo. Beatrice, per esempio, luna in toro. Ok. Quindi adesso parliamo della luna in toro. Allora, intanto in generale diciamo che le lune nei segni di terra sono delle lune che hanno le caratteristiche ovviamente di essere delle lune concrete. Non riesco più a scorrere. Luna in toro, Beatrice. Ok. Sveva, luna in toro, Beatrice. Ok. Quindi sono delle lune che hanno un'emotività che è un'emotività di terra, quindi come si può dire, avvertono le cose attraverso le cose pratiche e quindi le manifestano attraverso le cose pratiche. Esempio, chi ha una luna in toro, una luna in vergine, una luna in capricorno, magari, allora, probabilmente sono persone anche affettuose dal punto di vista anche fisico, no? Perché chi è luna in toro, bene Cinzia, allora puoi ascoltare. E diciamo che sono persone abbastanza fisiche, quindi hanno bisogno del contatto, ok? Questo in primis. Quindi questo contatto che può essere un contatto
cioè io ho notato che chi ha la luna in toro è, è più portato al contatto fisico, un pochino meno chi ha la luna in vergine, che è un po' più riservato, un pochino più prudente e anche un pochino più diffidente, chi ha la luna in capricorno molto meno, quindi è più una manifestazione di, emotività, ok, Enza, di emotività, trattenuta, quindi fisicamente poco portata ad esprimersi, però magari lo fa con delle cose concrete. Esempio, chi ha una luna in Capricorno, ora salto un attimo, poi ne riparliamo, ripartiamo dalla luna in Toro, magari non so, non è molto fisico, nel senso che non abbraccia molto magari le persone, e però nello stesso tempo, ok, Mary, Sole e Luna in Cancro, quindi si accentuano molto le caratteristiche del segno. Però pensiamo a delle cose pratiche, cioè magari compra un regalo, compra qualcosa da mangiare che sa che a questa persona fa piacere, cioè le manifestazioni sono quelle legate alle cose più materiali, quindi ci riferiamo al cibo o a degli oggetti, ok? Questo è il modo di esprimere l'affettuosità e l'emotività da parte dei segni di terra, che hanno bisogno di una grande concretezza, quindi vicino a loro vogliono persone concrete, vogliono persone che gli diano, diciamo, una certa stabilità dal punto di vista emotivo soprattutto. La luna in toro, allora, cerca di resistere e di controllare tutto ciò che considera troppo impulsivo e istintivo. Questo in generale per le lune di terra. La luna in toro, allora, viene definita, la persona che ha una luna in toro viene definita la luna sensuale. Perché il toro è il primo segno dei segni di terra, quindi è il più spontaneo, è il segno legato alla primavera e quindi, vedi, e quindi ha bisogno di ciò, cioè esprime la sessualità, la sensualità, anche perché è dominato da Venere. Quindi non dimentichiamoci che il toro è dominato da Venere, quindi chi ha una luna nel segno del toro sarà sicuramente una persona proprio sensuale, no? Che poi sensuale non vuol dire, no, ho usato un termine sbagliato, non sessuale, sensuale. Quindi sensuale è una donna accattivante, è una donna che piace, che diciamo riesce a fare colpo proprio perché istintivamente ha questa sua sensualità, quindi questo suo modo molto femminile. Quindi sarà una persona con una luna in toro che, non so, gli piacerà l'eleganza, piacerà apparire in un certo modo, vestirsi in un certo modo, curarsi, ok? Perché comunque ha questa espressione di Venere. Quindi è anche ha necessità di essere serena, di conseguire un benessere fisico, una stabilità emotiva. È piuttosto indulgente verso se stessa e verso i piaceri della vita, come il cibo e il sesso. Quindi diciamo che sono persone sensuali in tutti i sensi. Quindi amano mangiare, amano i piaceri fisici, tutto ciò che è terreno sostanzialmente, ma che dà gioia, ok? La donna è molto femminile, accogliente, materna e con un'intensità percettiva che tiene conto delle sensazioni fisiche che percepisce attraverso i sensi. Cioè, per tutte le lune di terra si passa dalla materialità per arrivare al proprio io, no? Quindi per arrivare all'intuitività. Anche l'uomo è un buon amatore molto sensuale. Non abbiamo parlato degli uomini, noi li stiamo sempre escludendo in queste trasmissioni, ma vabbè, siamo tutte donne, insomma, vabbè, comunque diciamo che un po' le caratteristiche che dico per le donne naturalmente si riflettono anche nell'uomo. La differenza è che per l'uomo la luna rappresenta la figura femminile che la persona vorrebbe accanto e a volte si riflette un po' anche nella figura materna, no? Quindi che si portano dietro come leitmotiv. Oh, bene Beatrice, ok, tutto vero, perfetto. Allora, abbiamo detto inoltre che ha una grande, ecco, una buona resistenza a tutto ciò che accade nella vita, perché è piuttosto tenace, perché il toro è molto tenace, no? E una grande resistenza, una buona capacità di recupero e tende a creare stabilità a chi sta intorno a lei. Il tallone d'Achille è tendere a identificarsi con ciò che ha acquistato, cioè con il benessere materiale. Quindi siano cose o persone che ha paura di perdere, perché chi ha una luna in toro è molto possessiva, perché
perché ha bisogno di avere intorno a sé tutte le persone, un po' come il discorso del leone, no? Sia toro che leone sono molto possessivi. Nei segni di fuoco il più possessivo appunto è il leone, nei segni di terra il toro sicuramente, perché lo fa proprio anche fisicamente, ha proprio bisogno di avere intorno a sé tutto ciò che appunto ha conquistato o ha acquistato o ha avuto. Sono anche molto legati, per esempio, alla casa, che è una luna in toro, ha bisogno di una casa sua, di una casa in cui si sente proprio a proprio agio. E sono molto accorate al mondo materiale. Salve Cinzia! Ecco, diciamo che questo sentire che avvertono non è un sentire molto elevato, proprio perché è un po' più attaccato ai beni terreni. Quindi il consiglio potrebbe essere quello di staccarsi a volte un pochino da tutte queste cose pratiche e magari cominciare a fare anche qualcosa di un pochettino più spirituale. Come madre, sta un legame fisico con i propri figli, accudendoli le necessità primarie come il cibo, soprattutto, piuttosto possessiva, soprattutto fisicamente, difficilmente staccherà il cordone ombelicale. Questo è un po' una caratteristica appunto di chi ha una luna in toro, quindi soprattutto verso i figli, ma anche tutte le persone che la circondano. Adesso passiamo alla luna invece della Vergine. La luna della Vergine è una luna completamente diversa dalla luna del toro, anche se sono sempre segni di terra. La luna della Vergine è molto più distaccata, diciamo anche proprio fisicamente, perché poi la Vergine è un segno legato all'igiene, alla salute. Il toro è legato, invece, abbiamo detto, alla Venere, alle cose materiali, eccetera, e soprattutto all'affettività, no? Alla dimostrazione fisica. Mentre invece la Vergine è legata di più a Mercurio, quindi al pianeta del ragionamento, ma è anche legata alla sesta casa, il Toro alla seconda, che corrisponde ai beni immobili e comunque ai beni materiali. Mentre invece la Luna Vergine è una luna, diciamo, un po' al servizio degli altri. Quindi viene definita la luna laboriosa. Quindi chi ha la Luna in Vergine teme il caos e i sentimenti fuori controllo. Salve Elisa! Questo segno è governato da Mercurio, che è la razionalità, quindi ha bisogno di esaminare, analizzare, sviscerare tutto ciò che influenza la parte emotiva più profonda. Quindi chi ha una luna in Vergine, probabilmente di fronte anche ad un amore, inizia a chiedersi 10.800 cose. Ma sarà giusto per me? Ma se è fatto così, sarà perché è fatto così? Cioè, si perde molto questa emotività in un ragionamento, ok? Quindi a volte può venire a mancare di spontaneità perché è troppo, diciamo, legato a capire, ok? Però i sentimenti o l'emotività a volte non è che si possono tanto capire, giusto? Quindi bisogna cercare, chi ha una luna in Vergine, cercare di essere un pochino meno razionale a volte, perché per carità la razionalità serve, però magari essere un pochino meno razionale e cercare di essere. Vedi Elisa, quindi devi cercare di essere, diciamo, meno razionale in tutte le situazioni, cioè non puoi sviscerare tutto. L'amore, insomma, è un po' difficile da sviscerare, ma poi a volte ci si perde in tutto questo ragionamento e poi alla fine non si conclude perché la perfezione non esiste. Ma la Vergine tende alla perfezione perché proprio il segno della Vergine è un segno che tende a cercare quell'ideale di perfezione, però insomma, un po' difficile da trovare, no? Quindi a volte bisogna anche un po' accontentarsi. Quindi una luna in Vergine è una luna, insomma, non tanto semplice anche da gestire, no? Perché è una luna anche molto critica verso se stessa, quindi non è soltanto critica verso gli altri, ma è molto critica anche verso se stessa. Allora, quindi è una luna che tende anche a nascondere e a razionalizzare. Eh sì, Elisa, piano piano. Ma infatti, vedi, l'astrologia serve a questo, serve a imparare a conoscerci e quindi a cercare di migliorare certi nostri aspetti. Comunque è una luna molto attiva, ben organizzata, quindi sa benissimo, sa perfettamente quello che deve fare, no? E ha la necessità di rendersi utile al massimo, spesso nel lavoro o nel sociale, trova la sua tranquillità personale, la conferma del proprio lavoro, perché ha bisogno di sentirsi comunque gratificata, cioè si sente, si mette ed è al servizio, però ha anche bisogno giustamente che gli venga riconosciuto questo suo impegno. Quindi magari lo trova appunto nel sociale più che nelle persone vicine, che poi io dico sempre: nemo profeta in patria, quindi per carità, le persone vicine sono le più ostiche a riconoscerci. Quello i pregi che possiamo avere. Dal punto di vista sentimentale, questa luna
non sta bene da sola perché ha bisogno di una persona con cui dividere le proprie ansie e il proprio bisogno di sicurezza. Quindi chi ha una luna in Vergine è anche una luna, ecco, dal punto di vista emotivo è piuttosto ansiosa perché è sempre alla ricerca di qualcosa, quindi questa ricerca poi alla fine stanca, no? In qualche modo, e quindi crea una sorta di ansia. Quindi chi ha la luna in Vergine tende proprio anche a cercarsi un partner proprio per riuscire a superare anche questa sorta di ansia. Ciao Luciana, mi fa piacere che mi stai ascoltando. Allora, cerca la perfezione in ogni cosa che fa e fa notare agli altri ciò che non va, e questo suo bisogno la porta anche a critiche molto severe. Quindi deve imparare un po' a mollare, come dire. Devo andare un po' veloce perché volevo finire almeno la luna nel Capricorno, sono già le 9:25. Allora, a volte è un po' fredda cerebrale perché ha paura di lasciarsi andare, di essere delusa, ma se ci riesce, si dimostrerà fedele e disponibile nel rapporto d'amore. Come mamma, un po' distaccata. E diciamo che vuole più che altro insegnare ai propri figli come cavarsela, anche la Vergine, un po' come abbiamo detto del segno dell'Ariete, però la Vergine nel senso che vuole che i figli se la cavino da soli proprio perché ha quest'ansia di non riuscirci poi, no? Lei. E purtroppo a volte magari fa notare di più gli aspetti problematici che quelli positivi che ci sono nella vita, quindi magari ecco, anche questa è una cosa che bisogna un pochino riuscire a calibrare. Adesso facciamo la luna in Capricorno, sperando di riuscirci, che viene definita la luna severa. Generalmente l'emotività, la sensibilità e la mutevolezza della luna non si trovano a proprio agio in un segno realista, convenzionale, piuttosto rigido come il Capricorno, che ha come governatore Saturno, quindi che impone doveri e restrizioni. Chi ha questa luna è una persona che si sente già adulta e responsabilizzata anche quando era ancora piccola, no? Quindi magari non ha vissuto del tutto la propria infanzia, perché questa luna in Capricorno l'ha portata sempre a razionalizzare, a vedere le cose come se avesse un'emotività già grande, no? Quindi un po' a giudicare anche gli altri. Difficilmente una luna empatica, cioè chi ha una luna in Capricorno non è empatico. Se voi volete una rassicurazione da chi ha una luna in Capricorno, non chiedetelo perché non ve lo darà mai. Cioè, anzi, al contrario, sarà apparace della luna. Esatto. Dunque, mi sa che tra poco devo staccare. Comunque dicevo, è molto una luna ferma, determinata, orgogliosa, quindi che quando si prefigge qualcosa lo raggiunge e può conseguire, vuole conseguire l'autonomia e l'indipendenza. Spesso queste persone si prefiggono una meta da raggiungere e la inseguono e ci riescono e hanno bisogno di una realizzazione sentimentale, ma anche di una stabilità economica o di successo legato ai propri interessi. In ogni caso è necessario un obiettivo da raggiungere con fermezza e metodo, nella certezza che il tempo darà ragione. Sono persone pragmatiche, rigorose, severe, soprattutto con se stesse in primis, e vogliono gestire la vita imponendo un controllo sulle loro emozioni. Quindi questo poi magari risulta anche un po' negativo, no? E come madre è una madre molto attenta, scrupolosa, piena di senso di responsabilità che per lei è il suo modo di amare. Non sarà una madre tutta coccole, ma sicuramente darà un'educazione molto concreta, ok? E qua la donna in particolare dunque deve sempre controllare senza essere, non vuole mostrare di essere vulnerabile e non vuole mostrare di avere bisogno, ok? Quindi chi ha una luna in Capricorno è così, è molto controllato, molto severo e molto spesso magari se si sente parlare uno pensa anche ma è una persona molto fredda, poi in realtà è anche un modo per nascondere quelle che sono delle insicurezze, no? Perché chi ha una luna in Capricorno, anche chi ha un Capricorno, tende a nascondere tutto ciò che è insicurezza, perché ha bisogno di tenere tutto sotto controllo, quindi questo è il diktat del Capricorno, per cui chi ha una luna in Capricorno come emotività ha bisogno di tenere tutto sotto controllo, qualsiasi cosa che gli sfugga non va bene, quindi da lì poi nasce la frustrazione però. Ok, io per stasera ho finito perché sono già le 9:30, ci rivediamo tra 2 settimane e continueremo quindi, come ha detto giustamente Katia, con le lune degli altri segni che saranno i segni d'acqua e i segni d'aria. Spero che vi sia piaciuta, auguro una buona settimana a tutti e riflettete su quello che ci siamo dette e insomma.
cercate un attimino di elaborare, quindi un po' da sole, anche un po' un vostro tema natale, tra virgolette, tra il sole, tra la luna, vediamo un po' se riusciamo poi piano piano a venire fuori. Ok, grazie, un abbraccio, un bacio a tutte, grazie a tutte quelle che hanno partecipato. Ciao!